Cinesi in Canapa sostanzialmente si articola in due elementi importanti del progetto, Da una parte c'è la realizzazione, che è in corso di progettazione, di un villaggio della salute, che sarà una struttura di cura dove noi vorremmo praticare medicina alternativa, quindi non sarà una clinica tradizionale, è qualcosa di diverso. Siamo in fase di progettazione, di prossima progettazione, e come approveremo il Consiglio Comunale il progetto, inizierà la raccolta fondi da parte di tutto il mondo cannabico, delle associazioni del mondo cannabico che noi abbiamo raccolto intorno a questo progetto e che vorremmo fossero i soggetti gestori di questa struttura insieme all'amministrazione comunale. Di pari passo sta andando avanti il progetto del bioparco fitoterapico, ovvero di un luogo dove si farà agricoltura, quindi attività produttiva dal punto di vista delle coltivazioni cannabiche e di altre essenze di interesse nutraceutico e fitoterapico, ma al tempo stesso vogliamo fare di questo luogo, di coltivazione, anche un luogo di fruizione turistica, ricettiva, didattica, quindi dove ci sarà un'interazione fra l'uomo e la pianta all'interno di una coltivazione vera. C'è un progetto scritto che sta assumendo forme concrete in termini proprio di elaborati planimetrici, quindi si sta concretizzando, perché abbiamo un comitato scientifico che sovrintende a questo progetto, che è presieduto dal sottoscritto e composto dai rappresentanti dell'Università della Tuscia, dell'Università di Tor Vergata, della Società Italiana di Medicina Naturale e del CIP, del Canapa Info Point, che è il soggetto associativo che raccoglie, raggruppa fra loro le associazioni del mondo cannabico, che è un supporto insostituibile in tutto quello che noi stiamo facendo. Dal 9 aprile ad oggi è successo un fatto straordinario: la nostra seminagione ha dato dei risultati sorprendenti dal punto di vista qualitativo del prodotto finale. Oggi stiamo celebrando la festa della raccolta e è un momento importante perché il progetto sta assumendo sempre più forme concrete, per cui dalla semina sperimentale dello scorso anno passeremo adesso ad una semina di più ampie dimensioni, ovviamente con una finalizzazione produttiva specifica, senza mai perdere di vista l'obiettivo fondamentale. Oggi noi stiamo parlando di canapa industriale e di tutti i suoi molteplici usi che in qualche modo questa festa evidenzia, celebra, festeggia, e senza perdere di vista l'obiettivo principale, che è quello della canapa terapeutica, è la nostra battaglia di civiltà, senza dimenticare i malati mai. Questo progetto nasce con una finalità etica e non intendo assolutamente perderla.